Salve a tutti e benvenuti qui su Level Step, eccoci con il terzo episodio sul missaggio e mastering. Oggi parliamo dei processori di dinamica, quindi il compressore multiband e così via. Allora, il compressore io lo utilizzo poco e niente, perché come vi ho spiegato nel video precedente, quello sui volumi, io vado a far schiantare i picchi in modo tale da avere un suono compatto. Quindi se mettessi un compressore, oltre a quello che già faccio, avrei un suono molto molto piatto, una dinamica molto piatta. Quindi ci vado piano piano. E poi ricordiamoci che sample nelle varie librerie è già stato processato magari con un compressore, saturatore, magari utilizzarlo sì, ma leggero leggero. Oppure come faccio io, lo utilizzo più che altro per ingollare i suoni. Ad esempio, sul gruppo della batteria, kick, snare, piattini, quello che è un casino di cose, metto un compressore nel gruppo in modo tale da avere un suono compatto e non lo metto sul singolo canale. Che poi magari sul singolo canale ho un suono con una dinamica pazzerella e ci metto un compressore magari per poterlo allineare. Quindi non è una cosa fatelo così su tutto, ma dipende sempre dal nostro orecchio. Ora io mi tolgo sempre come al solito qui, mi metto qui sotto perché già avete visto anche tanto la mia faccia e sempre qua con questo esempio siamo su questa batteria. Cosa utilizzo più che altro? Vi faccio vedere un po'. Abbiamo su Able, cosa cazzo? Su Ableton abbiamo il compresso e il glue compressor. Allora, questo qui che utilizzo poco, io utilizzo più che altro il glue compressor, che come dicevo prima mi piace di più andare a incollare i suoni. Anche vi faccio vedere, guardate, se io faccio CTRL più F, quindi per la ricerca, e poi faccio COMP, se lo scrivo giusto però, vedete che il rango qua mi dice che utilizzo di più il glue compressor. Poi il compressor certe volte utilizzo per il sidechain e per altre cose. Allora, andiamo a prendere in questo caso il compressor normale, magari sulla singola batteria, cioè sul gruppo della batteria. Vado ad abbassare la threshold, quindi gli dico vai a comprimere su in questa soglia qui, tipo meno 8. Qui abbiamo la gain reduction, quindi ci dice a quanto stiamo andando a comprimere. E qui ho questa linea blu, la praticamente, non so se, aspettate ragazzi perché sto facendo una minchiata, ecco infatti c'è la mia faccia di mio. Allora, come vi dicevo prima, con questa modalità, la terza modalità, mi va a mostrare il comportamento della dinamica, guardate. Questi sono i picchi e vado a comprimere proprio qui. Questa invece linea blu è la threshold, che possiamo o regolare da qua o direttamente qui, vedete che c'è scritto threshold e posso abbassarla da qua. Perfetto, qui ho in automatico già attivo il make up, quindi significa che mi va a recuperare automaticamente il volume perso con la compressione. Questa è la threshold e qui posso vedere GR, significa appunto gain reduction, quindi quanto vado a comprimere. E questo lo utilizzo, appunto, mi piace perché ha questa vista e mi permette di vedere i picchi che, vedete, vado a comprimere, mi va a vedere anche il rilascio, che questo qua release, vedete poi quanto rilascio, oppure così più veloce l'attacco, insomma molto molto comodo. E ovviamente la release, come la metto? La release la metto in modo tale che dipende cosa voglio ottenere. Se voglio ottenere un suono un po' più lungo, un po' più grande, allora magari abbasso la release in modo tale che il compressore smette subito di lavorare. Se invece la metto troppo alta la release, vedete che il compressore non smette quasi mai di comprimere, quindi non fa respirare la dinamica. Ma io cerco un po' un compromesso. Oppure potete mettere la modalità auto, lui va a sincronizzare con il BPM della traccia e vi va a far respirare in modo un po' più automatico la vostra batteria. Poi ovviamente l'attacco, dipende se volete far sentire di più la punta, che ne so, del kick, dello snare, dei piattini, di tutta la batteria in questo caso. Vedete come sta passando la punta dal kick, se invece metto così, ecco, vedete, vado a perdere un po' la punta dei vari transienti. Quindi sempre dipende da noi, dal nostro orecchio, ma anche dal nostro gusto. Se io voglio, che ne so, una batteria con più punta, se io voglio magari una batteria con magari un po' più morbida, quindi vado a tagliare un po' l'attacco. Se io voglio far respirare magari la dinamica di questa batteria, allora mi devo regolare per bene la release, quindi l'abbasso. Poi sempre dipende dal gusto che dobbiamo scegliere noi, quindi non c'è un valore fisso, perché io voglio fare una cosa, tu ne vuoi fare un'altra. Questo è quello che vado a fare principalmente, quindi vado magari ad incollare i suoni tra di loro, magari nella batteria sempre leggermente un po' di compressore. Oppure utilizzo, molto molto bella, la compressione parallela. Lela, praticamente prendo un glue compressor per la compressione parallela, non ci sono rivali, il glue compressor è micidiale. Avete anche a disposizione i vari preset. Allora, vedete che qua drum full parallel, eccola qua. Questo preset già, vedete, imposta un 50%, quindi dry e wet. Questo già ci permette di avere una base su cui possiamo lasciare così questo preset oppure andarlo a modificare come vogliamo noi, in base al nostro gusto. Quindi ascoltiamo così con questo preset senza. Avete sentito?
gli sbalzi che ci sono adesso senza compressione parallela e con. Tutto più uniforme e soprattutto sento qualche suono che magari è nascosto, quindi abbasso i picchi, alzo un pochettino la parte più bassa, vedete poi che l'attacco qui è abbastanza alto per far passare la punta. Mi permette di questa compressione parallela di aggiungere ancora di più dei transienti. Se invece abbasso completamente l'attacco, vedete che non avrò più attacco aggiuntivo, perché siamo sul 50 e 50, quindi abbiamo anche la parte originale. Adesso vi faccio vedere se dobbiamo regolarla noi, la compressione parallela, quindi senza utilizzare il preset. Come si fa? Allora, metto tutto al 100%, abbasso completamente così la threshold, perfetto, metto il loop, magari non troppo esagerato, vado ad alzare anche il volume. Con questa compressione parallela voglio magari dare più transienti, voglio magari dare più coda, allora vado a fare così, vado a mettere un attacco così, vedete come passa il kick? La release, se la metto troppo bassa, smette subito, quindi avrò magari più coda, la abbasso tutta, sentite i cymbals? Invece se la metto così, li sento di meno, perché il compressore va a comprimere anche quando ci sono i cymbals, invece così far respirare di più. Anche qua potete mettere su A, che è in automatico. 50, magari la metto. Allora, vediamo, andiamo adesso a fare un resampling. Allora, facciamo senza compressore, disattiviamolo. E con la compressione parallela. Yeah. Ora, prima e dopo. Senza. Vedete, è una cosa leggera, però guardate qui l'esempio. Guardate qui la coda com'è. E invece qua, quindi più che altro utilizzo la compressione parallela per andare a incollare tra di loro i suoni. Quindi sulla batteria sempre leggero leggero, così. Magari, che ne so, ho perso i transienti per colpa della compressione dovuta, non so, al limiter, e poi quando ho alzato troppo, quindi riesco a dare una compressione parallela, riesco a dare quello che ho perso. Poi utilizzo anche il soft clip, sempre del glue compresso. Quindi ho dei suoni che magari vanno più 6, più 7 di clip, e quindi attivo qui soft. In modo tale che adesso, che ne so, magari il kick mi sta clippando troppo e mi va a tagliare in modo netto il picco, allora io utilizzo il soft clip in modo tale di non farlo troppo netto, ma di farlo un pochettino più morbido. Adesso suona, vedete che suona meno 0.50. Se tolgo questo, quindi questo qui mi permette sia di andare a comprimere, perché una volta che andiamo a superare lo 0 dB, andiamo anche, vedete che andiamo anche a comprimere. Visto che la batteria supera lo 0, vado anche a comprimere e soprattutto utilizzo soft clip quando voglio ottenere dei transienti un po' più morbidi. Allora utilizzo soft clip. Però se alcune volte magari voglio spingere troppo e voglio avere un suono diverso, allora non metto il soft clip. Sempre dipende da quello che vogliamo raggiungere. È come quando facevo i quiz della patente, c'erano delle domande in cui bisogna sempre, ecco, quello dove c'era sempre, erano quasi sempre false le domande. Quindi dovete imparare i vari utilizzi dei vari strumenti. Quindi il compressore posso utilizzarlo in questi modi, l'equalizzatore posso quindi utilizzare il mid-side, il riverbero posso utilizzarlo anche per fare un effetto di questo tipo, per fare il reverse, per fare quello. Una volta che conosciamo tutte queste cose, ci verrà più facile in certe situazioni, come detto prima, far entrare subito in gioco quello che noi appunto abbiamo appreso. Ah, la mia batteria è troppo sbilanciata, allora ci metto subito una compressione parallela. Poi infine la cosa che utilizzo di più rispetto ai compressori è la compressione multibanda. Ah, la mia preferita, perché con la compressione multibanda io posso andare a comprimere singolarmente ogni banda. Se mettiamo caso io ho troppe frequenze medie, invece di andare a comprimere in modo generale anche le frequenze alte, le frequenze basse che non voglio in questo caso andare a comprimere, allora vado a comprimere solo le frequenze medie. Quindi in questo caso mettiamo caso che io ho questo suono qua, vedete che c'è il side, ce lo mettiamo qua, tanto abbasso, va bene. La compressione parallela, scusatemi, la compressione multibanda, quella qua, multiband dynamics, io la prendo e la metto qua. Potete utilizzare anche quella là standard. Oh, perfetto, ok, nella sezione A potete regolare la vostra compressione da qua. Questa qua è la threshold, va bene, questa qua è la ratio, quindi il rapporto di compressione. Io voglio comprimere le frequenze alte, farò semplicemente in questo, vedete che stiamo andando qua, ci dice a quanto stiamo andando a comprimere. Sto andando a comprimere anche se è a zero threshold, perché come dicevo prima il volume è troppo alto, quindi magari io ci metto un utility, mi abbasso, così non vado a comprimere, perché se alzo questo vado a comprimere tutto, perché stiamo superando lo 0 dB e va a comprimere. Ora io voglio comprimere le frequenze medie perché sono troppe, quindi faccio sempre senza esagerare,
senza, vado un pochettino a comprimere, quindi fare una cosa un po' più morbida. Questa cosa qua la faccio più che altro nel pre-master, non la faccio sui singoli suoni, lì vado direttamente a utilizzare l'equalizzatore. Quindi la compressione multiband la utilizzo più che altro nel mastering. Invece io vado a mettere, per arricchire di più il suono, l'OTT. Eccolo qua, quello che utilizzano ormai tutti. Cosa va a fare questo OTT? Mi va a, sempre a comprimere, però in modo esagerato, quindi è come una compressione parallela, immaginatevi, però sulle singole bande, in modo tale che le frequenze alte, mettiamo caso, vado a comprimerle troppo, però vado ad alzare il volume, qua vedete che c'è più 10, l'output delle frequenze alte, vado a comprimere troppo, vado ad alzare il volume, che succede? Il picco verrà ovviamente compresso e le frequenze basse, che prima non riuscivamo a sentire, verranno alzate. In questo caso vedete che vado a mettere tipo 50% di dry wet. Vedete che il suono è abbastanza compresso, perché appunto va a comprimere in modo esagerato, tipo meno 20, vedete? Andiamo sempre su A, meno 35, meno 30, meno 35. Questo ovviamente sempre si riferisce al volume iniziale del nostro suono, perché vedete che qua è meno 6 e vado a comprimere in questo modo. Però se io vado a fare tipo 0, vado a comprimere ancora di più, vado a mettere più così, vado a comprimere ancora di più, senza il suono più medioso, perché va, in questo caso va a comprimere di più le frequenze medie, infatti meno 15 e qua invece meno 5. E l'OTT di solito va ad arricchire il suono, quindi nel singolo canale io utilizzo più che altro sempre e comunque l'OTT. Non sempre, come dicevo prima, però quando ne ho necessità lo utilizzo, perché vado a sbrillantare il suono. Però stiamo attenti che non mettete il cellulare quando fate i video, perché vi sta squillando ad esempio. Allora, l'OTT però sì, è bello, ma state attenti a non metterlo dopo ad esempio i riverberi e i delay, perché vi fa un casino. Vi amplifica, come dicevo prima, tutta la coda, il delay, insomma vi va a moltiplicare tutto quello che avete messo prima. In questo caso vado ad aprire il mio plugin e vado sulla, appunto, sezione effetti, delay e riverbero. Ora, se a me piace ottenere un suono di questo tipo, con tutto questo ambiente, lo lascio così. Invece tolgo riverbero e delay, magari poi ci metto dopo un riverbero. Se lo metto prima dell'OTT, mi va ad amplificare di più i riverbero. Quindi questo è quello che faccio principalmente. Sulla batteria magari metto una compressione parallela per recuperare un po' i transienti. Poi sui singoli canali, come dicevo prima, non metto compressori, ma utilizzo l'OTT, perché mi va ad arricchire un po' il suono. Quindi questo è quello che faccio con la dinamica. Questo è come maltratto la dinamica. Va bene ragazzi, forse questo video è un pochettino lungo rispetto agli altri, però ci tenevo a spiegarvi tutto, ci tenevo a spiegarvi un po' come lavoro io. Come al solito, se questo video vi è piaciuto o comunque tutta la serie vi sta piacendo, fatemelo sapere, magari commentando, magari fatemi sapere con un bel like, iscrivetevi al canale se già non siete iscritti, così potete vedere poi tutti gli altri, siete belli aggiornati. E niente, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao!